Da 1200 anni Venezia riposa sugli stessi pilastri di legno eretti da dei geni dell'urbanismo. Tutto quello che non si vede quando noi visitiamo Venezia e tutta la tecnicità che c'è sotto i nostri piedi, sotto il suolo di Venezia. Una prodezza che ha permesso di trasformare una laguna inospitale in una delle città le più fiorenti del Medioevo, ma che oggi è minacciata. A partire dal V secolo, le invasioni degli Unni e poi dei Longobardi spingono la popolazione a rifugiarsi nella laguna, fino ad allora solamente abitata da dei pescatori. Questa popolazione crescente si installa prima su banchi di sabbia. La città è costituita da molte isole. Poi al IX secolo trovano una tecnica per legare le isole tra loro. Per costruire questa città è voluta molta intelligenza, molta ingegneria, molta pratica per stabilizzare il suolo. Venezia è un suolo artificiale che è stato costruito come oggi. Ci sono delle costruzioni identiche nell'acqua a Dubai. Venezia, con dei mezzi più vecchi e più modesti, ha inventato il proprio suolo. La città riposa su dei milioni di pilastri di legno che datano dal Medioevo. Possiamo immaginare che il legno marcisce e scompare, e invece no. C'è un sistema naturale che fa che questo legno si fossilizza, diventa estremamente duro con il tempo. E quindi questi pilastri di legno che sono fissati nel suolo della laguna, ricoperti da terra, d'argilla, da pietre, da diversi strati di materiali, permettono una stabilizzazione e una forma di fossilizzazione del suolo per creare oggi la Venezia che conosciamo. Comporre con il proprio ecosistema, renderlo abitabile per l'uomo, preservarlo contemporaneamente è la battaglia permanente di questa città sull'acqua.